Fate l'amore ogni quanto? Ciao Lattini, bentornati con noi. Oggi è un Sì. video un po' diverso perché parla di noi, quindi non parliamo di cartoni, di gadget, non parliamo di Di noi. noi abbiamo messo su Instagram una domanda e ci avete risposto in Esatto. tantissimi, in Noi ovviamente vi tantissimi. ricordiamo per chi ci segue da poco tempo che io sono E Cosmo. io sono Luke. Perché molti si confondono, dobbiamo Ma dirlo. perché siamo un po' gemellini, ecco, stesso colore di capelli, È vero. stesso colore di occhi, quindi A niente. volte può capitare. Può capitare. Comunque, Chi si somiglia si piglia. giusto, infatti. Comunque, vi abbiamo chiesto sul nostro Instagram, anzi, vi chiediamo se ne avete già fatto di seguirci anche lì. Il nick è questo qua che vedete qui in alto. Perché siamo sempre di più, siamo a 12.007, Mamma mia, un quindi, botto, raga, un per noi è botto. tanto, insomma. Per noi è tanto, siamo onorati di questa cosa. Esatto. E vi abbiamo chiesto appunto delle domande su noi, quindi personali che riguardano noi due. Sì, incominciamo, bando alle ciance, incominciamo subito Precisiamo che tante domande Sono sono doppie, sì, identiche, quindi ci vedete che quindi sono anche tipo in 10 una stessa domanda, quindi noi chiaramente rispondiamo una a una tutti. volta per tutti. Esatto. Allora, incominciamo con Vai. Chi litigate mai? Sì, chi è quello che fa più face per primo? comincia? Litighiamo mai noi? Litighiamo veramente, veramente poco, ma non lo Poco. diciamo perché dobbiamo fare la parte, ma perché così, cioè. No, ma perché per noi noi diamo per scontato che stiamo insieme. Quindi non abbiamo la cosa di dire litighiamo perché magari ci dà fastidio qualcosa dell'altro. Non so come spiegarti, però molte volte il litigio esce fuori. Però stiamo insieme Beh, per da. carità, il litigio può succedere, Sì, può succedere il capita, litigio. però noi litighiamo poco, che devo dirvi, è la verità. Sì, e le poche volte che litighiamo ci dà fastidio comunque. Esatto. Se diventiamo arrabbiati, come si può dire? Se siamo arrabbiati. Io sono soldato, io noi parlo Orgoglioso. italiano, io sono No. straniera. Vabbè. Allora, non siamo orgogliosi perché ci dà fastidio che. Non lo Insomma, so. anche se capita che c'è un po' di Di maretta? ecco, di maretta, passa in fretta, passa veramente in fretta. Passa in fretta. Allora, quindi. Dobbiamo Così. anche dire i nomi delle persone o. Lui è Mirko. Mirko, ok. Mirko. Hai. 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 Come va? Hai. Arigato gozaimashita. Hai. Hai. Poi Luciana ci dice. E anche Lorenzo, per esempio. Oh, uguale, identica, guarda. Lorenzo e Luciana dicono: Avete mai pensato di adottare un bambino? Allora, questa domanda è un po' È particolare, una domanda bella, bella tosta, un eh? po' ostica. Allora, diciamo subito che a Luke non piacciono i bambini. Nel modo più assoluto. E anzi, sono contento di essere gay, in modo che non ho il pensiero di dire: Oddio, ma che. Allora, io diciamo che invece non è. Allora, anche a me non piacciono più di tanto, ma non piacciono vuol dire che non mi piacciono, perché abbiamo anche i nipoti comunque. Ma ora Però, non piace proprio nessuno. proprio da avere dei bambini come nostri, o comunque adottati, quello che è, non ci piace l'idea. A No. me piacerebbe Allora, se. solamente Io dico sempre questa se cosa è qua. adulto, nel senso che se adottiamo un bambino a 10 anni, 8 anni per dire, comunque non neonato, già sarebbe diversa la cosa, perché sarebbe anche un modo comunque per trasmettere un po' tutte le nostre I nostri cose, valori, cose le così. nostre passioni. Però vabbè, detto che per forza deve crescere con le nostre No, ci passioni, eh? mancherebbe Perché il altro. bambino non è che lo creiamo a nostra immagine e Poi somiglianza. ci dice: Quindi, Papà, papà, mi piace il calcio. cosa ho fatto di male? Vai fuori da questa casa. Vabbè, si scherza No, ci ovviamente, mancherebbe altro. Però io ho sempre detto però. che se io fossi una ragazza e sarei rimasta incinta appunto di lui, l'avrei tenuto al 100%. Quindi, perché non Però. so, proprio il pensiero che è comunque una cosa nostra, anche se a me i bambini non piacciono, occhi chiusi. Forse magari il fatto di non poterne avere uno nostro totalmente. Beh, chiaramente questa è la biologia, non Eh sì, possiamo. quindi mi fa Però un po'. voglio anche dire questa cosa, perché molti sono anche contrari ad avere tipo. Cioè, sono contrari al fatto che due ragazze possano adottare. Voglio dire, è pieno di bambini che purtroppo vengono abbandonati da coppie eterosessuali. Eh beh, perché i bambini quelli Ecco. loro li fanno, quindi. Ma certo. Quindi, se questi bambini possono avere una nuova Famiglia. famiglia che li amano come se fossero loro figli, non c'è nulla di male. È pieno di Benvenga. bambini che sono abbandonati, che non hanno più genitori. Sì. Quindi, voglio dire, ben venga, diamo una famiglia a questi bambini. Molte volte capita magari, non so, tipo nei ristoranti, così che ci sono le due mamme, oppure i due papà con i bambini o con le bambine. E non lo so, li vedo proprio come se fossero con amore, con Sì. desiderio, con cosa voluta. Quindi Sì. è bello da vedere. Quindi. Quindi diciamo appunto che ci piacerebbe avere un bambino se fosse già grandicello, giusto per comunque per
aiutarlo, esatto, per trasmettergli valori, per salvarlo magari da una situazione difficile, così. Anche perché almeno se un giorno noi, quando non ci saremo più, è bello che comunque qualcuno si ricordi, no? Noi ci saremo sempre, siamo certo, sempre eterni, eh? Perché sono i vampiri in realtà. Ovvio, ragazzi, perché non invecchiamo e non ci vedete mai mangiare? Però, tanto, anche se noi ve lo diciamo, voi non ci credete. Esatto. E quindi, cosa cambia? Cambia niente. Andiamo avanti. Allora. Beh, ci troviamo un bambino, così poi gli facciamo fare il corso di Grenzberg. Io faccio bello. Lo fai io. Allora, Saber dice, chi si è innamorato per primo di voi due? È successo insieme. Sì, cioè, perché non c'è chi prima chi dopo, secondo me. No. Poi eravamo davvero piccoli, lui aveva 15 anni, noi 17. Eravamo piccolissimi, sì, non ci siamo mai lasciati da allora. Mai. Tant'è che noi a breve, quindi 17 dicembre 2020, faremo 15 anni qui insieme. Cioè lui, Cosimo, ha passato metà della sua vita con me. Ah, mia. È tantissimo come cosa. È davvero tanto. Abbiamo fatto un video, adesso non raccontiamo per come ci siamo conosciuti, perché c'è già un video su YouTube, quindi sì, possiamo riguardarlo, vederlo, così riassumo, non ci ripetiamo. No. Però appunto ci siamo innamorati insieme. È una frequentazione che è nata insieme. Sì. Anzi, soprattutto, forse, oddio, se proprio vogliamo dire tutta, è stato tu. È stato lui, perché lui mi ha scoperto su un forum di Sailor Moon, sì, all'epoca, quando c'era in forum. Cosmuccio Fansero. Ecco. Ho visto il mio avatar e allora avevo i capelli tipo lunghi, biondi, mamma, insomma. Sì, quindi lo conoscerò, poi abita in provincia di Milano, ecco. Quindi. Però diceva che io non gli ho mai risposto, cosa no, che io non mi ricordo, però. Ma perché io sono. Tipo, io con la tecnologia, ai tempi che furono poi, ma. C'è un po' di rantello. Ma perché non va? E quindi, però, alla fine il destino ha voluto che comunque ci saremmo conosciuti dopo, poco dopo. Perché una cosa, quando è il destino, deve succedere sempre, non c'è nessuna forza che può fermarlo. Bravo. Quindi, va sempre così. Quindi, insieme. Insieme, ci siamo amati insieme. E poi non abbiamo avuto altri ex, quindi noi abbiamo conosciuto un po' l'amore simultaneamente, quindi non sappiamo cosa significa avere un ex. Proprio zero. Poi Ato L, vabbè, Nick Ato L. Da quanti anni siete fidanzati? Chi ha fatto il primo passo? Ti abbiamo già risposto. Poi Maurice dice: raccontateci il vostro primo appuntamento. Ecco. Allora. Lo raccontiamo in breve, perché come già detto abbiamo nell'altro fatto un video sì, che parliamo solo su quello. Sì, il nostro primo appuntamento com'è stato? Ci siamo visti alle 8:30 di mattina in piazzale Cadorna, dove c'è la scultura del lago. Esatto. E da lì perché ci siamo visti in realtà alla fiera del fumetto, Fumettopoli. Sì, però e Luca era vestito da Sailor Moon, quindi io mi ho fatto simpatia, hai fatto una foto, mi hai risposto male, cioè, vuoi la foto? E falla. Ma non è vero, dai. Dove fidati, mi hai risposto male. Vabbè, ragazzi, io sono un po' così, un po' acida. Sì, ma no, ma non è vero, io sono tranquillo, tutto buono e gentile. Vabbè, si vede che in quel momento ero un po', insomma. Sì. Fatto sta che comunque poi io l'ho cercata su un foro di Sailor Moon, sì, ho trovato una persona che conosceva lui, quindi sì, poi il numero. Basta. Quindi però il primo appuntamento ufficiale è stato a Cadorna, sotto il lago di Cadorna, a Milano. Se vi ricordate lago proprio con la cucina, sì, no, il lago Ago e Filo. E quindi insomma da lì siamo conosciuti. Passeggiando ci siamo conosciuti. Poi il nostro primo appuntamento è stato in giro, siamo andati per fumetteria, abbiamo parlato di Sailor Moon, siamo stati a casa tardissimo. Abbiamo ritrovato una rimanenza del magazine Miu Miu. Mamma mia, questa cosa me la ricordo. Bello. E la prima cosa che gli ho detto, cioè, meglio che tu. Mi viene un po' di malinconia. Sì. Allora, poi Samara ci dice, come vi siete conosciuti? Ho già risposto. Poi Ena from the Moon dice, c'è stata una proposta di matrimonio e chi l'ha fatta per primo? Allora, siamo abituati che tutte le persone dicono cosa? La grande proposta, mi vuoi sposare? Sì. Esatto. No, invece per noi è stata una cosa un po' naturale, nel senso, sì, che noi anni fa abbiamo visto tutta la serie di Sex and the City, sì, e abbiamo amato così tanto questa serie, infatti è la nostra preferita. Esatto. E anche New York, che abbiamo detto, oh, costa poco nel 2013, ci andiamo a New York. Ma sì, abbiamo pagato veramente poco, perché tipo 600 euro a testa, volo e volo hotel. C'era anche la limousine che ci portava dall'aeroporto, insomma era un'offerta, quindi allora è nato tutto come vacanza, non vacanza. Però poi tu sono poi adesso, sì, ero su un gruppo, su un forum, se non sbaglio, dicendo appunto che a New York anche gli stranieri senza residenza potevano sposarsi, e gli faccio, oh, ma sai che a New York ci si può sposare? Sì, ci sposiamo, ok. Ah, così, niente romanticismo. Se vi aspettavate grande romanticismo, grande inginocchiamento, no, perché per noi, come avevo detto prima, è una cosa che diamo per scontato. Cioè, noi non c'è il dubbio che l'altro non ci ama, quindi devo chiederglielo.
Cioè, è una cosa, è una che... cosa ovvia, cioè, beh, sì, ovvio. È una male che ci scusiamo. Cioè... Eh sì, come dire, vuoi bene la tua mamma? Ovvio che vuoi bene. Cioè, no, perché lo diciamo, perché abbiamo ricevuto anche tipo a volte degli amici e delle amiche hanno detto sì. Oggi mi hai fatto la proposta, però non so cosa fare, metti che cambia qualcosa. Ma tipo hai occhi chiusi, cioè la risposta ovvio, è scontata. Cioè, se lo ami, la risposta è sì. Se già hai qualche dubbio, vuol dire che c'è qualcosa che è scritto. E poi il divorzio costa, attenzione. Allora, poi un'altra domanda interessante. Davy ci dice: che bello, mi sento tanto. Sai quei programmi che facevano negli anni 90, che c'era tipo la donna boccolosa con gli occhiali? La donna boccolosa con gli occhiali. Che dice: allora, Davy ci dice. Tipo, però la posta... c'era la cartelletta con la cartelletta, sì. Con tipo con l'effetto tutto rosa per lato, con il taglio con i bottoni d'oro grossi. Io adoro tantissimo. Allora, Davy ci dice: quando avete capito di essere omosessuali? Omosessuali. E quando il coming out? Allora, da sempre. Allora, sfatiamo questo mito che ci sono tantissime persone che dicono: ah, ma io l'ho scoperto quando c'avevo 18 anni. Ma può essere, può essere, può essere. Però una cosa che a me dà molto fastidio è quando magari si parla di inserire personaggi LGBT. Magari non so, vogliamo Elsa che si innamora di una donna, piuttosto che inserire ormoni, si vedono appunto due donne che si baciano. E molti dicono: ah, ma nessuno pensa ai bambini. Ah, ma poi chissà cosa i problemi di qua di là. No, ragazzi, io... È una cosa naturale. È una cosa naturale. Noi avevamo sempre saputo di essere gay. Ma a parte che si nasce, non si diventa. Quindi creiamo subito questa cosa. Non è vero che si diventa dopo, col tempo, perché guardo un cartone animato e mi gay. O l'ambiente, quelle influenze, no. Se... Non voglio essere volgare, però ti piace, ti piacerà sempre. E non ci sarà niente che te lo... a cambiare idea. Cioè che lo capisci dopo, perché magari ok, perché non magari ha dei stimoli, diciamo, quindi magari non capisci esattamente ma anche in generale, magari però... bambini, ci sono alcuni che magari pensano semplicemente a giocare, non vedono non vedono appunto cosa è attraente, cosa no, quindi magari col tempo dai per scontato che c'è la fidanzatina. E tu cresci una cosa, a me piacciono le donne. Cosa un po' sbagliata, una volta, sbagliato, ragazzi. Siete genitori, non dovete ogni volta dare per scontato, no. Perché il figlio si fa non perché vogliamo che diventi in un certo modo, ma ha la sua vita. Quindi sì, volta, diventa se è un maschietto, non è che dobbiamo dire allora prendi la ragazza, allora la ragazzina, allora la fidanzatina, ti piace la ragazza che ti piace, perché sennò lui crescerà in un determinato modo, penserà: ah beh, tutti dicono così, devo trovarla tutti per i forza costi. Una donna deve essere, sennò la gente per cosa penserà di me. Invece no, c'è una persona che ti piace, può essere anche un maschietto, non c'entri male, cioè bisogna essere più liberi, quindi cercate di aprire la vostra mente, esatto. Perché poi il vostro figlio vi amerà, bravo, perché bravo. Se voi lo inculcate o comunque gli fate vedere solamente una visione della vita, è peggio. Comunque è peggio, perché poi sposerà magari ad ogni costo, se prende una ragazza, giusto per far vedere a voi che ha una ragazza, e poi sarà ragazza infelice, e non penso che siete i genitori, vorrete la felicità del vostro figlio, non l'infelicità, esatto, quindi mi raccomando. Bravo, bravo, Cosmo Bay sociale. Però aspetta, c'è una... Sì, e quando... Ah, no, vabbè, stavo dicendo che... quindi io da bambino, per esempio, sapevo già che mi piacevano i maschi. Cioè io avevo tipo 3-4 anni, c'erano i Power Rangers in TV e io adoravo tantissimo Jason. Quando si togliava la maglietta, io spogliavo Ken, mi baciavo Batman. E cioè, in questo senso, a me sono piaciuti. Quindi non è la cosa di dire: ah, perché i bambini, quindi non può essere che è gay. No, tesori miei. Testimonio, perché ho visto anche le sue volte quando era piccolo. Piccolo, che... piccolo intendo, eh. Piccolo, avevo tipo 2-3 anni ed ero vestito da donna, perché io adoravo tantissimo vestirmi. Vestito da nonna, era vestito tipo di Biancaneve. Sì, la collana. La collana, il cestino, cose così. Esatto. E quindi... Io invece non mi vestivo da Biancaneve, anzi giocavo tipo con sia con le macchinine, io adoravo le macchinine, le piste, però invece giocavo anche con le bambole, con mia sorella, quindi a me piacevano entrambe le cose, esatto. Però l'ho scoperto già in quinta elementare, capivo che comunque c'erano dei miei amici maschietti, che... maschietti comunque a scuola si giocava, facevano battere il cuore. Sì, capivo che comunque c'era qualcosa che mi chiamava, insomma, quindi lì ho cominciato già a capire, esatto. E il coming out è stato, io avevo 15 anni, sì, l'ho detto a mia mamma tranquillamente. Perché l'ho conosciuto io? Sì, perché l'ho conosciuto con Dio, beh, io ho detto la verità a un certo punto. E mia mamma non mi ha detto nulla, anzi mi ha detto: non mi interessa, sei mio figlio e ti amo per quello che sei. Quindi mi ha abbracciato, io mi ero commosso, perché comunque quando si fa coming out è sempre una cosa di, come dire, è come un peso che se ne va, no? Perché dice: oddio, comunque è proprio di un giudizio, che è mia mamma, quindi niente, che magari se mi accetta lei è una figura così importante, dice sì. Non va male, quindi è sempre un po' di paura. Poi comunque invece no, è tutto bene, quindi c'è stato un pianto liberatorio ed è finito qui. Io invece l'ho fatto per la prima volta a 16 anni con un mio amico,
E poi, appunto, l'ho fatto più avanti con gli altri, ne avevo 19, può essere. No, no, 17. Perché ho detto io e tu. No, ho detto tipo qualche anno dopo. No, ho detto subito. Vabbè, comunque l'ho detto subito. Perché, ho chiamato mia mamma. Sì, sì, per comprare le balle. E intanto che mia mamma, appunto, lei continuava a essere pressante, c'era un post di Slow Runner Super Tune e gli ho detto, guarda, io e cosa, ma come loro due, stanno insieme. Ma quindi sei gay? E piangeva, io così in faccia, cioè. Io magari sono senza cuore, però per me dici, ma cosa c'hai da piangere? Che i veri problemi sono altri, ragazzi. Non se a me mi piace il piffero, mi piace la farfallina. Cioè, ma anche no. Però eh, c'è da dire che sono uscito da una situazione molto sì, particolare. Sì, eh, quindi magari sai, perché, insomma, anche questa no. Però ragazzi, non c'è niente però, di male. Però c'è anche una cosa, perché insomma, l'avete anche in diversi video è parsa. E ora è tutto a posto. Cioè sì, è stata sì, una cosa iniziale. Però iniziale, poi quando ho scoperto che comunque il mondo è rimasto dov'era, la terra non si è, non si è spostata, capovolta, noi non usciamo con i tacchi, a meno tranne quando fa cosplay e la cosa è per cambiata. Insomma, adesso i genitori loro ci accettano, viviamo insieme tutti insieme, tutti felici e contenti. Quindi su quello non ci sono più problemi, non assolutamente. Però inizialmente inizialmente un po' lottare sì. Però mi raccomando, bisogna sempre lottare, eh? Bisogna essere sempre dei guerrieri, bisogna sempre esatto, farsi vedere anche, e bisogna dare visibilità anche per le generazioni future. E fate coming out, ragazzi, perché sì, perché se non ha cavolato, no, è una cosa personale, no, è una cosa mia, non voglio dire. No, ragazzi, non è una cosa vostra, non è una cosa, è una cosa sapete di che tutti. È davvero un gesto importante perché voi date anche un esempio a tutti gli altri, anche quando sì, lo fanno i cantanti famosi, persone famose, è bello perché vuol dire se lo fa Tiziano Ferro, io magari ho 12 anni, ho paura. L'ha fatto Tiziano Ferro, ha fatto il mio idolo, quindi posso farlo anch'io. È ma molto importante. È proprio una questione di base, cioè. Allora, noi si dà per scontato che appena uno è un uomo, si dà per scontato che è eterosessuale, nel senso. Ma il fatto di. Molte volte si dice, ma è una cosa privata di quello che io faccio nelle lenzuola. Ma guarda che essere omosessuale non è una questione di sesso e basta. Di sesso e basta. Ma cosa c'entra? Cioè, non è una categoria. Fa il nostro carattere. Cioè, è tutto, perché è ovvio che se. Io sono una ragazza e io ti vedo, e magari possiamo parlare di insieme di ragazzi, cioè. È aprirsi, essere se stessi. E come dire, come nasconde che a me piace Sailor Moon. Non posso dirlo. Mai, non posso dire dirlo. Che piacere Benji, perché sennò chissà cosa pensa. Ma cosa no, vuol dire? Perché poi tutto quello. Io penso che se tu comunque mi stai già mentendo, mi interessa tante altre cose. Ma appunto, ma si tratta di essere sinceri. Perché con, se passo di dici... noi, passo degli altri. Ok, ragazzi, ok. Se magari vedete questo video, cioè avete 13 anni, avete due genitori che vi dicono, oh, ma che schifo è di qua di là. Ok, cioè deve essere comunque una situazione di tranquillità. Però quelli che hanno. No, perché se fanno parte di Forza Nuova. E possono sbatterti fuori di casa, ben sei certo di questo. Ok, magari. Cioè, ogni situazione è da valutare a sé. Anche in Russia, purtroppo, se dici che sei gay, chissà cosa succede. Quindi, ogni situazione è ok. Però, uno che magari c'ha 40 anni, che ha un lavoro, che c'ha il compagno. E ancora non vuole dirlo. E ancora non vuole dirlo. Dice, ah sì, il mio amico speciale. Ragazzi, ma che cazzo. Ma chi ci crede? Dai, su, basta. Però abbiamo notato che ultimamente tutti i ragazzi, cioè tanti ragazzi giovani, ragazze giovani, lo fanno più facilmente questo sì? coming out. Sì. Notiamo che fanno un po' fatica le persone sopra i 35, i 40, sì, che sono comunque di una generazione passata. Sì. Fanno più fatica a dirlo, però diciamo che comunque ormai siamo nell'era del... che ormai siamo in quasi tutte le serie TV... che sì, piacciono ai giovani come Netflix, gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, esatto, gender ormai... fluid, poliamorosi, cioè magari si sta sdoganando un po' di più questa esatto, cosa ed è anche un bene, quindi mi raccomando sì, sì, sì. Come dicono ma cosa c'entra, perché ci devi mettere gay in una serie? Esiste, è una realtà che esiste, esiste e non è che vista. Se tu dalla serie TV lo togli è una cosa che non esiste, lo nascondiamo all'angolo, no, è una cosa che c'è. Quindi è giusto che comunque la realtà che c'è nella vita reale lo facciamo vedere anche nei film, nei cartoni, è una cosa che esiste. Poi, Madame Migella dice, sì, sono curiosa su come vi siete conosciuti, a quando vi siete innamorati. Abbiamo già risposto. Mm-hmm. Poi allora, fate l'amore ogni quanto?